Eric, dai Eric, dovremmo iniziare, è tardi. Dai Eric, è tardi, dobbiamo iniziare. Ora ci andiamo in fiera, aspetta. Ma quale fiera? Basta Eric, svegliati, è notte, dobbiamo fare il video. Ecco, ci siamo, fa sempre così. Non avete idea di cosa succede quando dormiamo in hotel da qualche parte. Anzi, guardate che cosa ho registrato ieri mattina. Eric, dai, sei sveglio? No. Come no? Lucia! Lucia! No, dai, Dominica! Dai, chiude! Ogni mattina è sempre la stessa storia. No, basta però! Che stai facendo? Vabbè. Avete visto? Vi ho mostrato qualcosa di Eric che non sapevate. Io mi sveglio prima, mi inizio a preparare, come vedete mi sono già truccata, e lui rimane ancora nel letto, anche se è in dormiveglia. Ma si gira e si rigira per tutto il letto. Si mette sotto sopra, si mette nelle posizioni più strane. Fai piano! Eric, basta, è tardi! Ma vai in bagno a parlare! Eric, ti devi alzare! Basta, Eric. No, basta. No, dai, che ore sono? Basta! Eric, sono le 9! Le 9! Sì, le 9, alzati! No, non so andare. Eric! Vuoi andare in fiera? Sì! Buongiorno. Finalmente hai capito dove siamo. Buongiorno, ci troviamo a Torino. Non siamo a casa, siamo a Torino e oggi dobbiamo andare in fiera. No. Buongiorno. Eric! Ok ragazzi, ce la faremo ad arrivare in fiera, ce la faremo. Eric! Oh! Via questo cuscino! No, il cuscino! Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E chi siamo? Vedilo, chi siamo di vedilo? Insieme, ti è svegliato finalmente. Piano Eric. Posso dormire un altro po'? Cinque minuti. Ok, 5 minuti. Buonanotte Dominique. Ok ragazzi, vi spiego un attimino. Come potete vedere non siamo a casa nostra, siamo in un hotel e siamo a Torino. Questo perché siamo in fiera al Torino Comics. Ieri è già stato il primo giorno, era sabato ed eravate tantissimi, è stato bellissimo. E anzi, guardate già qui, ci avete portato tantissime cose. E oggi saremo di nuovo lì, dobbiamo prepararci e andare. Però prima... Eric, apriamo qualche regalo, ti prego. Regalo? Sì. Oh, ecco come far svegliare Eric. Vediamo le buste chiuse. Questa. Questa qui d'insieme da Sofia. Ciao Sofia. No. Cosa c'è? Una busta con delle buste dentro. Oh mio Dio, ci sono tantissime cose. La letterina la leggiamo dopo. Cos'è? No, che carini. Li ha fatti lei, sono bellissimi. Grazie. Che c'è Eric? Cosa c'è lì dentro? Caramelle! Uno slime gigante! Un personaggio degli Incredibili! Le Tic Tac dei Simpson! No, anch'io uno slime gigante rosa! Uno smalto azzurro! Una boccetta di brillantini e una gomma! Grazie! Ma quante cose ci hai regalato! Sei stata gentilissima! Grazie Sofia! Grazie Sofì! No, vabbè! Cosa c'è? Guarda, cosa c'è? Qui! Un sacco di slime! No, vabbè, ma tu sei esperta praticamente! Qui c'è un Super Mario. Si chiama Greta. Ciao Greta, grazie. Ciao, grazie Greta. Sei bravissima, sei molto più brava di noi. Si illumina il Super Mario. Wow. No ragazzi, guardate un po' quanto sono belli. Li vorrei aprire e giocarci, ma visto che sono sigillati per bene non li apriamo, visto che poi dobbiamo portarli in aereo. Qui c'è un piccolo cartellone da Giulia. Ciao Giulia, ciao, grazie. Ciao Giulia, grazie. E qui dentro gli ovetti di cioccolato, ma io amo gli ovetti di cioccolato. Grazie, sei gentilissima. Grazie Giulia. E qui altri slime, uno per Eric e l'altro per Dominique. Da Vanessa per i d'insieme. Carino, guarda, una foca. Io amo le foche Vanessa. Da Melissa uno squishy, una pinza con i fiori e una lettera. Grazie, ciao Melissa. Ma qui c'è una pizza. Come una pizza? Ah, ma questa non è una vera pizza, è qualcos'altro. Questa qui ce l'ha data Ludovica e ci ha dato anche questa. Lei, un'altra bellissima foca. Ma... no, vabbè, non ci credo. Guardate quante caramelle, una pizza.
pizza fatta interamente di caramelle. Ma è troppo bella, troppo buona. Grazie Ludovica. Ah, e ricordo pure che Ludovica ci ha fatto un cartellone gigantesco. Grazie. Anche noi ti vogliamo bene. Dai, vediamo che altro c'è. No, aspetta Eric, aspetta, è tardissimo. Non possiamo più adesso, non arriviamo così in tempo in fiera. Ci stanno aspettando, non possiamo arrivare in ritardo. Vai lì dentro, vatti a preparare. Sbrigati anzi, l'ultimo. Anch'io mi finisco di preparare. Dai, li apriremo a casa. Va bene. Prepariamoci, okay. Adesso levo queste cose dal letto, ci prepariamo e arriviamo subito in fiera. Ciao, bellissimi. Ciao ragazzi. Non era rotto, ma era spento. Ma della stessa cosa. Sì, uguale. Comunque sono stati 2 giorni fantastici, è stato bellissimo incontrare tantissimi di voi, eravate in tantissimi, ci avete fatto tanti regali, tantissimi oltre a quelli che avete visto, e magari cercheremo di farveli vedere nei prossimi giorni. E ancora grazie a tutti quelli che sono venuti, e speriamo di rivedervi presto e di vedere altri di voi. Ma state tranquilli, perché presto vi diremo tante altre date e luoghi dove incontrarci. Sì, è stato proprio bello. Eric, ma basta, non ricordi cosa dobbiamo fare oggi? È un altro giorno in cui faremo qualcosa di incredibile alle 3 di notte! Via, scendi dal letto, alzo, okay. Sei pronto? Abbiamo detto che faremo questa cosa alle 3 di notte e la faremo, ok? Oggi. Ora? Sì. Qualche giorno fa... Qualche notte fa, Dominic. Abbiamo giocato a Granny, un gioco per cellulare che fa abbastanza paura. E a voi è piaciuto tantissimo. Sì, a quanto pare vi piace vederci spaventati. Perché? Perché? E sotto vostro suggerimento abbiamo deciso di provare un altro gioco. Questa notte noi proveremo a giocare per la prima volta al gioco di Baldi. Eric, basta dormire, basta, svegliati, sei pronto, Eric? Basta, svegliati. Beh, dobbiamo giocare e vinceremo stavolta. Vinceremo? Sì. Ok, vinceremo. Il gioco di Baldi è ambientato in una scuola e Baldi è un professore che non è proprio simpatico. L'obiettivo del gioco è quello di trovare dei quaderni che sono sparsi in tutta la scuola. Ma dobbiamo stare attenti a Baldi, perché comincerà a seguirci, ci vuole catturare e sarà sempre più veloce. Ma questa volta no, non ci faremo spaventare solo perché è buio, sono le 3 di notte e siamo da soli, potrebbe succedere di tutto. No, non avremo paura, penso. Ma voi nel frattempo iscrivetevi a questo canale se non l'avete fatto e attivate la campanellina e lasciate un like a questo video. E adesso passami il cellulare, non ho paura di affrontare Baldi. Forse. Dov'è il cellulare? Non ce l'hai? No. Forza, apriamolo. Ok. Iniziamo. È già stranissimo. È un professore con una lavagna. Bene, Eric. Tutto normale finora. Guarda che carino. Insomma, un po' strano. Vai, premi start. Oh mio Dio. Gira la testa. Eccolo qui, siamo nella scuola. Oh, ciao. Tu sei Baldi, no? Buongiorno, professore, tutto a posto? Che facciamo? Fai passare? Mi stai... Ok, vado di qua. Penso che... È una scuola, tutto normale. Ci sono i banchi. Ah, guarda, ci sono i quaderni. Forza, prendili, vediamo. Forse non sono quelli giusti. Non posso prendere questi. Certo che colori strani che ha questa scuola, Ma non posso prendere niente. Perché il pavimento è blu? Oh, guarda, forse quello è il quaderno che si può prendere. Perché i quaderni volano? Eccolo, ah. Nel quaderno c'è scritto un quesito. 4 più 3. Beh, ok, facile, no? 3 meno 7. Già le cose stanno cominciando a essere complicate. Meno 4. Guardate il professore che parla nel frattempo. Bene, quindi un quaderno è fatto, l'hai preso. Lo sapevo che era facile, basta trovarne altri 6. Vai in altre aule. Oh, guarda, qua c'è una porta gialla. Scusa, non si può aprire? Non si può aprire. Ciao, Baldi. Cosa vuole? Perché ci osserva? Oh, guarda, c'è una monetina. Prendila. Posso prendere? Non ti arrabbi, vero? Ok. Dai, Eric, vai a cercare altri quaderni. Sì, però io chiudo la porta perché mi fa un po' paura quello, eh. Oh, c'è un altro quaderno. Vai, aprilo. Ma è facilissimo. 2 più 1, quanto può fare? 3. 3. Che succede qua? Perché non va? In che senso? Si è bloccato. Eric, che sta succedendo? Senti. Non funziona. È fatto apposta. È un trucco. Baldi non vuole che diamo la risposta? Dominique, oh mio Dio. Questa cosa succede sempre nel gioco o solo a noi perché sono le 3 di notte? No, Eric, aspetta. Mi sembra di ricordare che il gioco faccia proprio così, non siamo noi il problema. Guarda la faccia, sta aspettando una nostra risposta. Prova a dare una risposta, vediamo che succede. Secondo me... Basta, troppo lungo!
lungo. Io sono molto arrabbiato perché, insomma, abbiamo sbagliato. Si è arrabbiato, si è arrabbiato. E adesso? Vabbè, cosa farà mai un professore arrabbiato? Beh, un professore arrabbiato al massimo ti mette una nota, no? Dominique non vuole mettere la nota. Senti il rumore. Secondo me è la bacchetta. Eric, devi uscire. Gioca tu, gioca tu. Come gioco io? No, no, gioca tu, gioca tu. Come io? Sì, sì, ma, sì. Ma come? Ma sei andato fino a qui, adesso lo lasci a me. Dai, Eric. Che devo fare adesso? Che faccio? Esco. Affrontalo. Ok, vado. Esco dalla porta. Piano però, Ti ricordo che... Che c'è scritto il regolo della scuola. E adesso dove siamo? Oh mio Dio, ma siamo in un altro posto, Eric. Non siamo nel posto in cui eravamo. Siamo in un altro corridoio. E ci sono due... Lì c'è Baldi. Che cos'è? Che cos'è? Girati. Oh mio Dio. Cos'è? Oh, che cos'è questa cosa? Cosa significa? No, non lo so. Che succede? Mi ha tagliato? In che senso mi ha tagliato? Cosa compare? Ho perso, Eric, mi ha preso, mi ha catturato. Sì, ma chi era quel bimbo? Non lo so, anche quello succede sempre, vero? O succede solo a noi? Ok, riprovo. Rieccoci qui. Perché muove il braccio in quel modo? Scusi, professore, ecco, grazie, è troppo gentile. Andiamo qui dentro, prendiamo il primo quaderno e risolviamo il primo quesito. Ci siamo, ho risposto ai quesiti del primo quaderno, sto andando a prendere il secondo. Adesso qui succederà qualcosa di strano. Ecco, ci risiamo, guardate, non si capisce nulla. Dominique, devi scappare. Ok, scappo. Adesso ci risiamo. Stai attento. Esco, speriamo di non ritrovarmelo davanti. Vedi di seguire le regole. Devo correre, mi dice di correre. No. No, c'è Baldi. Oh, l'avete visto? È spuntato davanti a me. Dominique, dovevi saltare la corda, non era così difficile. Ah no? Provalo tu allora, prova. No, veramente io... Dai, no, io... salta. Ok, Dominique, dopo tutto ho visto quello che succede prendendo il secondo quaderno, quindi dovrei farcela. Ok ragazzi, certo, questo Baldi che spunta all'improvviso in qualunque momento e che ti controlla. Però fino adesso in confronto a Granny no, non fa tanta paura. Ci sono. Ho dato la risposta sbagliata. Bene, adesso stai molto attento perché lui si arrabbia. Stai molto attento, esci e fa quello che dice. Corri, salta, vedi tu. Vado. Perché subito è comparso? Ma stavolta non ti ho dato nemmeno il tempo. Dominique, basta. Ti sei preso un bello spavento. L'avete visto come si è spaventato? Saranno le 3 di notte, sarà che non è proprio carino, però io ho avuto veramente paura. Ha aperto la porta e si è ritrovato Baldi davanti. Dai, Eric, è solo un gioco. Ho capito, però fa impressione. Dai, ci riprovo io. A noi sembra sempre più arrabbiato, ogni volta che perdiamo si arrabbia sempre più. Insomma, forse prima noi dovevamo prima informarci prima di giocare a questo gioco. Non giocarci basta alle 3 di notte. Vabbè, insomma, ormai stiamo giocando, riprovo. Vediamo se è davvero più arrabbiato oppure no. Stavolta ce la dobbiamo fare. Ricerco di nuovo i quaderni e vediamo un po'. Scappa prima che entra qui dentro, scappa! Corro? Sì. Inizio a correre. Vai. Velocissimamente. Ok. Sto correndo, vai. Vai, ci sono. Cos'è? Dove sono? Non riesco a capire più niente. Oh mio Dio, dove sono adesso? In che stanza sono? In un ripostiglio, sembra un ripostiglio. Dominique, fai attenzione. Esco da qui. Non siamo mai andati così avanti. No, basta. Ragazzi, ho avuto paura. Ma perché spunta così velocemente? Perché? Ci provo. Tu, Dominique, sei stata molto, molto brava. Ho visto come si comporta Baldi. So come fare, bisogna correre. One eternity later. E basta però, basta! Ehi, Rick, ma il mio telefono più piano! Ma non ne posso più, Dominique, ci ho provato altre 1000 volte! Abbiamo iniziato che erano le 3 di notte, sono le 4:30 e non riesco ad andare più avanti del terzo quaderno! Non ci riesco, vado più avanti e mi cattura! Basta, non ci voglio più giocare a questo stupido gioco! Quindi, Eric, facci capire, vorresti dire che quindi ti stai arrendendo e che non sei capace di risolvere questo stupido giochino, giusto? No, Dominique, non mi sto arrendendo. È solo che l'orario, la stanchezza, sai, le 3 di notte, non è la stessa cosa. Dovrei giocarci alle 3, ma di pomeriggio, lì vincerei tutti i quaderni, prenderei anche 8. Ah, sì, certo. Tu vorresti dirmi che non stai vincendo perché sono le 3 di notte? Esattamente, sai, le 3 di notte è un orario particolare. Io ho un po' di paura per le 3 di notte, non per il gioco. Sono le 4. Ma abbiamo vissuto le 3 di notte, ancora Baldi arrabbiato per le 3 di notte. Dominique, domani giochiamo, forse. E
mi sa che è arrivato il momento di andare a dormire, perché è davvero tardissimo. Voi comunque lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguiteci anche su Instagram, ci trovate come iniziale.official. E oggi salutiamo Giulia e Elena, Marti Boom, Sofia, Melania e Antonio Santovito. Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi. Ciao belli, siamo troppo belli, belli, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Insieme, 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 insieme.